la canzone di Neymar fa così: un bimbo quartiere, tutte le sere esce di casa senza dire niente, non guarda la tele ma guarda le stelle, cerca suo padre in mezzo alle strade, un padre assente. C'è poi però la versione di Toto che è un pochino diversa. Un Toto in quartiere, tutte le sere esce di casa senza dire niente, non guarda le stelle ma guarda i tracking, cerca un pacco in mezzo alle strade, un pacco assente. Dentro quella scatola c'è la mia nuova bicicletta di HDNS Bikes. Ore 4 e mezza di pomeriggio sono venuto io a ritirare il pacco, perché sennò i corrieri non me lo consegnavano. Come domani devo partire per il Cile. La storia si ripete. Siamo finalmente in Cile, di preciso a Valparaíso. Proprio qui questo weekend si correrà il Red Bull Cerro Abaco Valparaíso. Benvenuti in Cile. Ok, thank you. Non rendeva, quanto era ripido sta roba. 100% Il nostro viaggio è iniziato chiaramente con l'arrivo in hotel e con il check-in. Hotel Gervasoni, ragazzi. Hotel Gervasoni. Non Gerva. Ciao Gerva! Entriamo comunque in questo hotel, veramente, raga, che sembra tipo il veliero di Gardaland. No, Marco, si spezzava, morivo subito. Beh, sta di fatto che ci assegnano le nostre camere. Marco al piano di sopra, io invece giù da basso, nello scantinato. E a tutti gli effetti l'accoglienza mi mostra la stanza dove sono seduto anche in questo momento. Stanzetta piccola ma molto caratteristica. Uces, mucho caratteristicos, uces. Grandezza 2 metri quadrati. Caratteristico. Pensate che bello iniziare una vacanza subito col piede giusto, ragazzi. Arrivare in Cile, bel tempo, caldo, mentre in Italia fa freddo. Poi ti sei portato dietro la bici. Le nostre valigie sono rimaste a Madrid. Bici e tutti i vestiti. Io sono qui con questo zaino e basta. C'è però una cosa molto positiva: in Cile le prese sono normali. Comunque non eravamo assolutamente preoccupati, proprio perché tanto in aeroporto ci avevano assicurato che le valigie ce le avrebbero consegnate la stessa sera. Quindi vabbè, però comunque non buttare la giornata, siamo usciti a farci un giro. La cosa incredibile di questo paese è pieno zeppo di murales di qualsiasi tipo e colore. In giro, ragazzi, si vede di tutto, da personaggi strani che vanno in giro praticamente mezzi nudi con mantelle o semplicemente macchine scassate. Dopo un brevissimo giro ci viene già fame e quindi è ora di pranzo e decido di ordinarmi una bella insalata rinfrescante. Boh, raga, sono sfigato, non lo so. Avevo preso un'insalata, non la zuppa. Cazzo vuole la zuppa con 180 gradi fuori? Non la bici, mi servono le cose sbagliate. Però la prima cosa che volevamo fare è andare a vedere effettivamente la piazza dell'arrivo del Red Bull Cerro Abaco. Parte finale, in realtà, sostanzialmente passano qui, raga. Non ci saranno tutte le bancarelle, non ci sarà niente. Praticamente loro saltano qua, questo è il drop finale. Il landing sarà più o meno qua. È stronzerello l'ingresso, La cosa che ci ha sconcertato è che non c'era nemmeno un cartello che parlasse del Red Bull Cerro Abaco. Aspettavamo di venire e almeno fare il course check, ma cioè non c'è il course. Abbiamo quindi chiesto ai nostri referenti di Red Bull. Ci hanno spiegato che praticamente la gara è domenica e tutto viene assemblato e costruito sabato notte, ragazzi. C'è un però, ragazzi, Red Bull Italia si è veramente sbattuta. Ricordo che quest'anno a ottobre ci sarà anche una tappa in Italia, a Genova. Per capire un po' come funziona effettivamente questa gara dal vivo ci hanno mandato qua. E qui ovunque ti giri trovi Urban Downhill. Veramente la città richiama: fai downhill giù da qua, perché ci sono un sacco di muretti, gradini, possibili piccoli gap in giro qua e là. La stessa cosa l'avevo percepita un pochino anche a Genova, e infatti per quello è stata scelta secondo me come location. Tra l'altro, piccola curiosità, Valparaíso e Genova sono gemellate. Adesso lo cerco veramente, no, perché non ci credo. Boh, raga, non lo so. Se per caso qualcuno di voi trova che Valparaíso è gemellata con Genova, me lo faccia sapere, perché secondo me avevamo preso in giro. Ok, quindi cosa facciamo esattamente a Valparaíso? Il percorso non c'è, non possiamo vederlo. Anche salire a piedi è impossibile perché non capisci da dove passano. Questa prima giornata dobbiamo cercare che cavolo fare, raga. Aspettavamo di venire e almeno fare il course check, ma il course check non c'è.
quindi dobbiamo inventarci che cavolo fare oggi. Ma a un certo punto l'illuminazione e la noia ci è venuto in mente che cosa fare. Noleggiare delle moto. Ora siamo indecisi tra dei CBR 1000, dei 4,5 da rally e dei motociclobeccane da 38cc. Ora... L'idea è quella di riuscire almeno a esplorare sta cavolo di città con qualcosa. Quindi cerca tutti i noleggi di moto di Valparaiso, che alla fine era solo uno. Prenotiamo un Uber, andiamo verso Viña de Mar, la città accanto a Valparaiso. Ragazzi, la missione del Cile è partita. Noleggiare degli scooter senza farceli rubare, più che altro. Thank you so much. Thank you. In un secondo la signora ci ha distrutto completamente i nostri sogni del pomeriggio. Minchia raga, ci ha tirato una stecca la tipa, ci ha proprio spento immediatamente tutti i nostri sogni. Tutto il mese niente moto. Con il cuore affranto ragazzi ritorniamo fuori sul marciapiede. Abbiamo detto bene, abbiamo fatto 20 minuti di Uber. Raga, non troviamo che cavolo fare. Ci sono queste volendo. E ragazzi, a tutti gli effetti noleggiavano quei 14 di bici. Venta vendita. C'era anche una sottospecie di pininfarina arancione che chiaramente ho scelto subito perché mi è entrata nel cuore. Direi che raga 2500 pesos per noleggiare queste questi bolidi. Abbiamo il nostro pomeriggio e ci siamo fatti a tutti gli effetti una giornata di urban downhill delle bici che si sarebbero spezzate da un momento all'altro. Iscrivetevi al canale che tra poco uscirà quel video che è veramente il vero urban downhill. È stato un piacere conoscervi. Ma torniamo a noi, Red Bull Cerro Abaco in Valparaiso. A brevissimo ci hanno detto che dovrebbero consegnarci finalmente le nostre bici e le nostre valigie. Raga, eccole. Hello? Oh, perfect, I'm coming. Ce l'abbiamo! Raga, ecco a voi la mia nuova bici da DH DNS Bikes. Direttamente da una via super loca di Valparaiso, tra l'altro dietro di me Homer Simpson. Facciamo un rapidissimo bike check di questa nuovissima NS Foods. Raga, questa è veramente una bici da downhill con i contro-K. La usano nel mondiale l'UR Team e a me come forma e come geometria mi fa veramente impazzire esteticamente. Piace tantissimo che il dietro della bici sia veramente basso, sloppato. Di per sé il montaggio che ho messo è esattamente il montaggio che avevo sull'ultima mia bici ADH, quindi non sto qui a fare troppi dettagli. La particolarità è che la Fuse, ragazzi, la trovate sia in versione 29 sia in versione 27,5. Io l'ho scelta 27,5 proprio perché a chi piace saltare, chiaramente ruote un pochino più piccole è un po' meglio, meno ingombrante. La serie Sterzo arriva con delle possibilità alle calotte che si possono ruotare e di conseguenza la bici vi rimane più lunga o più corta e questo vi cambierà la posizione di guida. Io ho sostituito completamente la calotta mettendo la classica calotta col buco centrale perché almeno la distanza di guida mi rimane proporzionata rispetto alla bici. La versione 27,5 esce con l'ammo a molla. Diciamo che il mio intento non è tediarvi con un bike check lungo in questo caso, anche perché siamo a Valparaiso per un motivo. Non vedo l'ora di provarla e infatti la proverò proprio nelle strade qui di Valparaiso per la prima volta. Ora però c'è un course check da fare e vediamo se riusciamo a intrufolarci per provare un po' il percorso del Red Bull Cerro Abaco. Raga, siamo sul percorso del Red Bull Cerro Abaco. Questo è il primo punto chiave, diciamo, del percorso. Adesso c'è ancora corrimano, ma in realtà loro qui dovranno curvare secchi e sostanzialmente quindi si dropperà da qui al landing. Qui siamo sulla sezione, quella famosissima di scale lunghissime, come vedete alle mie spalle, dove loro praticamente partono da là e quasi senza freni iniziano un po' a doppiare tutte queste micro scalinate. Tra l'altro qui ne stavamo guardando una che hanno addirittura messo la passerella per invitare allo sgap e loro da qui devono sgappare comunque qua. Per farvi capire la dimensione reale, da qui comunque non è corto, ma non è neanche impossibile. L'unica cosa che è molto molto stretto in realtà. Guarda qui il perrito. Guardi, le prove gratis. Adesso passaggi in sicurezza totale. Qui raga inizia una sezione che addirittura loro riescono a sfruttare il fatto di salire su questo tetto, di cui io non mi fiderei mai neanche a mettere un piede. Ah madonna, ma questo è ripido di brutto. Cioè sta roba qui è... Che pendenza c'ha giù là, cioè... Non rendeva quanto era ripido sta roba.
Esattamente qui credo ci sia la parte più iconica di questo Red Bull Serra Baco. Si passa sotto questa vite e si entra, raga, nella casa. Guardate che scenario, ci sono veramente le stanze, i bagni. E si arriva, raga, al drop della casa. Guardate che roba. Io questo voglio provarlo assolutamente, questo salto qua. Landing, raga, sempre con le strisce di carta vetrata. Un'altra parte abbastanza critica del percorso, secondo me, si arriva da questa mega discesa abbastanza ripida, tra l'altro. Qui devono costruire un wall ride. Arrivano giù dalla discesa manetta. Qui dove ci sono io ci sarà il wall ride. E l'uscita è più di 90 gradi la curva. Ma se ci fanno provare il percorso, forse l'unica cosa che salterei volentieri, che non proverei, è questa. E ragazzi, si arriva poi in fondo, sull'ultimo salto. Chiaramente non hanno ancora costruito, perché lo costruiscono stanotte. È più bello dal vero di quello che sembra in TV, nel senso che dal vivo è molto ricco di strutture. Beh, a diretta, quando avevamo guardato la diretta, c'era rimasto un pochino, sembrava più come se ci fosse poco nel percorso. Sì, dicevamo scale, qualche gap, fine. Invece dal vivo è molto bello e entrambi speriamo di poterci mettere le ruote. Quindi adesso vedete delle clip in GoPro, vuol dire che siamo riusciti a intrufolarci, se no... Raga, vi faccio vedere l'ingegno per provare a entrare di soppiatto nelle prove. Ho visto che i rider avevano su tipo un braccialetto classico di carta di quando sei agli eventi. Prima sullo zaino io avevo appeso questo coso, Iberia. Provo a mettermi questo coso che è ancora bello appiccicoso. Vediamo se a sto giro Iberia perlomeno è servita a qualcosa. Cazzo di più. Solamente può entrare una persona, la persona che sta accreditata. No, okay. Solamente può entrare la persona che sta accreditata. Chi è this? All'hotel. No, a questo qua. Bueno, vai allora. L'unica cosa che mi manca è il numero davanti, ragazzi. E adesso sono full. Secondo me se entro diretto non mi dice niente nessuno. Ricorda, tu sei un rider, eh. Se c'è un rider questo, almeno possiamo entrare. Ok, thank you. Prego. Tanto ormai quando sei dentro, sei dentro. A few moments later. I have this one. We are for Red Bull Italy. No, non puoi andare la pista. No? Tanto ormai quando sei dentro, sei dentro. Ah, ok. Official plate. We cannot do one slow run, just for content, for YouTube. Not possible. Now it's official training. But we talked that we can just do one slow run YouTube. We can not. Okay. 100% not. Okay, okay. Later we can figure something out. Okay, okay. Ok, ok. Raga, purtroppo non c'è stato assolutamente modo di fargli cambiare idea. E riusciamo anche a capirlo, nel senso, siamo in un evento dove partecipano gli atleti e la priorità è chiaramente far girare gli atleti. Non voglio lasciarvi a bocca asciutta in questo video per il riding, siccome volevo farvi vedere qualcosa di questa nuova bici. E infatti io e Marco, mossi un po' dall'ardore accumulato da questo no secco, siamo saliti a piedi praticamente sulla montagna. Abbiamo cercato la zona più simile possibile a Red Bull Serra Baco. Juan Cazius de Scalinata. E ci siamo. Raga, guardate che mega scalinata. Allora, proviamo soltanto a fare un paio di gradini e uscire. Abbiamo iniziato a fare qualche giro di riscaldamento per capire a che velocità entrare, robe del genere. Ci siamo subito accorti di una cosa. Più velocità. Abbiamo fatto poi quindi un'intera run praticamente un po' a caso. Va bene, raga, ci stiamo. Andiamo fino a giù, ci prendiamo confidenza, è molto lunga. Madonna, cazzo che roba. Finché, raga, ho detto ok, adesso entro incazzato. Ok, Valparaiso, ragazzi, prego. Non era male adesso, Sì, cazzo. Però, raga, non posso farvi vedere tutto in questo video, perché quel video è il video dell'Urban Down, il girato proprio qua a Valparaiso. E oltre a quelle clip abbiamo registrato delle cose incredibili. E credo che quello sia il miglior video di Urban Downhill che ho mai registrato sul mio canale. Comunque, girare forte come fanno loro dentro un percorso così stretto ci vuole veramente erpelo. E vi dico che però dalla TV non rende quanto sia figo però il percorso effettivamente.
Comunque poi oggi ci sono state le finali, abbiamo visto anche le prove, abbiamo visto poi il setup completamente montato e ci siamo mangiati ancora di più le mani. Noi potevamo essere lì. Fare una run oggi prima delle finali sarebbe stato una roba incredibile. Ringrazio comunque veramente Red Bull Italia per averci fatto fare questa experience a Valparaiso. Il Cerro Baco probabilmente è una gara ancora un po' sottostimata, ma vi assicuro che dal vivo rende un sacco. Mi raccomando ragazzi, siccome faranno anche la tappa in Italia, organizzatevi per esserci perché non ve ne pentirete. Ah, e comunque la bici fa paura.